Hello! This is, I think, the third version of my introduction for this podcast because I'm never happy with me speaking in English because I can't avoid making mistakes. This is Barbara, anyway, and apparently I do make mistakes. Perhaps I'm doing this to remind myself and also you, if you want, that making mistakes is an important part of learning a foreign language like Italian. You won't get everything of the story I'm going to tell you, but I'm sure you are now aware this is not the point. Depending on your level, you could understand the shades or just the big picture. Now you know me. Sometimes I like telling you about my life in Italy, sometimes about places that I love, sometimes I like talking about how our brain works or how interesting words are. It doesn't matter. Just get what you can and don't give up. Ciao, sono Barbara. Insegno italiano come lingua straniera e da novembre 2020 ti racconto l'Italia dal mio punto di vista. Oggi. Mentre fuori dalla mia finestra sta nevicando, voglio parlarti di cambiamenti. I bambini italiani studiano molta grammatica fin dal primo anno di scuola. È una cosa a cui non avevo mai fatto caso finché qualcuno, una persona non italiana, non me l'ha fatto notare. Ricordo le ore passate a ripetere i pronomi personali soggetto uno dopo l'altro. Io, tu, egli, noi, voi, essi. E ogni volta che si imparava un nuovo tempo verbale difficile, come il passato remoto di avere che è irregolare, di nuovo li si ripeteva uno dopo l'altro. Io ebbi. Tu avesti, egli ebbe, noi avemmo, voi aveste, essi ebbero. Hai notato qualcosa di strano, vero? C'è forse qualcosa che non ti torna? Immagino che si tratti di egli ed essi. Sì, perché questi due pronomi non compaiono nei libri d'italiano per stranieri, a meno che tu non stia utilizzando un manuale di grammatica piuttosto vecchio. Ma perché queste due parole sono gradualmente sparite dai libri? Semplice, perché non si usano più. Sì, certo, puoi ancora trovarle in certi romanzi o in alcune traduzioni un po' datate ma non sentirai mai una conversazione di questo tipo tra due amici. Ciao Maria, ti presento il mio fidanzato. Egli è Paolo. Le parole fanno parte di una lingua per un numero limitato di anni e la cosa che forse ti sorprenderà è che questo non viene deciso né da una legge, né da un libro né tantomeno dagli insegnanti di italiano. Chi decide come cambia la lingua? Prima di rispondere a questa domanda voglio parlarti di un'istituzione italiana che si chiama Accademia della Crusca. L'Accademia della Crusca è nata a Firenze tra il 1582 e il 1583 e oggi è uno dei principali punti di riferimento per le ricerche sulla lingua italiana. Il ruolo di questa istituzione è principalmente di monitorare quello che accade alla lingua italiana, oltre a quello di diffonderne la conoscenza. Per esempio, sul sito web accademia della crusca.it esiste una sezione dedicata alle parole nuove in cui compaiono ad esempio anglicismi come lockdown 1 giugno 2020 o altri neologismi come badante 4 settembre 2002 ma anche selfie 2012. Webinar 2007, Whatsappare 2011, potrei davvero andare avanti per ore. Ma quindi è l'Accademia della Crusca a decidere come cambia la lingua italiana? Ti svelerò un segreto: la risposta è no. Perché a decidere come cambia la lingua siamo noi. Sì, io, tu, e tutte le altre persone che la usano tutti noi che parliamo la lingua italiana e questa verità vale per tutte le lingue del mondo facciamo un altro esempio per capire meglio penso fosse intorno al 2012 quando per la prima volta in televisione ho sentito la parola smartphone si trattava di una pubblicità in cui compariva un testimonial, un famoso calciatore italiano. Nello spot, il calciatore si ritrovava in una serie di situazioni in cui qualcuno gli insegnava che cosa fosse un innovativo strumento tecnologico chiamato smartphone. Tutti sembravano conoscerlo tranne lui, ma la verità è che anche noi spettatori non avevamo idea di che cosa fosse. Quello è stato il momento in cui gli italiani sono stati messi di fronte a una novità. Lo smartphone stava prendendo il posto del vecchio cellulare. Quella campagna pubblicitaria commissionata da una compagnia telefonica ebbe una grande influenza sul linguaggio ma non al 100%. Nonostante oggi si continui a utilizzare la parola smartphone in contesti pubblici o in situazioni tecniche, per esempio se andiamo in un negozio per acquistarne uno o per riparare il nostro, nelle conversazioni quotidiane lo smartphone è semplicemente il telefono. Se venissi in Italia oggi potresti ascoltare frasi come questa, soprattutto a casa mia. Ma dove ho messo il telefono? Non lo trovo più. Qualcuno ha visto il mio telefono? Ecco, sono di nuovo in ritardo. Questioni di genere. Oggi in Italia è in corso un acceso dibattito sulla questione di genere nella lingua italiana. Non so se ci hai mai fatto caso, ma in italiano non tutte le professioni sono declinabili al femminile. È un discorso ampio, ma per farti capire ti cito il professore e la professoressa oppure il cassiere e la cassiera. Altre parole si distinguono grazie all'articolo, come l'artista, che al maschile è lo artista e al femminile è la artista. Infatti i plurali sono chiaramente distinti, gli artisti e le artiste. Ma posso menzionarti anche il dipendente e la dipendente, che al plurale sono... I dipendenti e le dipendenti eppure nel 2022 quasi ancora esistono in italiano mestieri che si possono nominare solo alla forma maschile è il caso di ingegnere medico ministro qualcuno si azzarda a dire la ingegnera, la medica, la ministra, ma sono ancora tanti a ribattere che suona male. Insomma, che bisogno c'è di inventare nuove parole quando si è sempre fatto così? E per smartphone, allora, abbiamo accolto questa nuova parola nel nostro vocabolario. E quando la sostituiamo con telefono è più per una facilità di pronuncia che per un rifiuto al cambiamento. Certo, i cambiamenti fanno paura, altrimenti non sarebbero cambiamenti. Io personalmente ne sto per vivere uno che certi giorni mi sembra molto piccolo, altri gigante. È frustrante complicato spaventoso ma in fondo anche così bello sono sicura che come sempre mi farà vedere il mondo da una nuova prospettiva e tu come reagisci ai cambiamenti se ti va raccontamelo in un commento vai su www.olineitalianclasses.com Cerca questo articolo che ha il titolo Cambiamenti e lascia un commento. Ah, dato che sta nevicando, si sta avvicinando il Natale e forse anche tu come me sei un po' in crisi con i regali, volevo dirti che su onlineitalianclasses.com abbiamo creato una gift card del valore minimo di 15 euro ma può essere superiore a questo valore per regalarla a una persona speciale. La gift card di Online Italian Classes può essere utilizzata su qualsiasi prodotto del nostro e-commerce e la validità è un anno. Today's story is over, but you can listen to it again and again until you'll get familiar with it. If you want some help, you can visit onlineitalianclasses.com and look for the transcript of this episode in the blog section. There is also a short vocabulary list where you can find the translation for the most difficult words. If you are enjoying my stories and want to support me, you can buy me a coffee by looking for the donation section on OnlineItalianClasses.com. If you don't want to miss future episodes, just subscribe to the newsletter in the end of this article. Last but not the least, you can book a free trial online Italian lesson with a professional Italian teacher, and you can also sign up for the courses that will start soon. All of this is on onlineitalianclasses.com thank you so much